Salve a tutti, bentornati qui a Venato che vi parla. Siamo arrivati quindi al quindicesimo episodio di Castiglia per principianti. Come vedete siamo ancora in guerra con la Francia, la guerra sta andando benissimo, siamo già al 50% di war score, appena cadrà anche Île-de-France, che succederà penso a breve perché c'è già le mura rotte e 7%. In verità all'inizio ho un po' giocato male perché ho provato a fare degli assedi stupidamente, la Francia ci è venuta contro, magari era meglio mettersi su qualcuna di queste province qui in montagna, come poi ho fatto in un secondo momento. E poi, quindi, vabbè, la Francia è stata un po' schiaffeggiata a destra e a manca dai nostri vari alleati. La superiorità veramente è netta. E questo, quindi, al momento poi abbiamo fatto pace bianca, perdere 33 di prestigio o 2 National Revolt Risk. Vediamo il National Revolt Risk al momento com'è. Meno 0,94, vabbè, non è un problema, diventerà un po' più alto. E questo, vabbè, ci darà la possibilità ora di continuare a far guerra alla Francia. Vedete, siamo al 85%. Vediamo un po' se cominciano a cedere qualcosina. Abbiamo perso qui il controllo. Vabbè, richiamiamo il nostro diplomatico caro dall'Aragona. Vediamo un po' contro la Francia che cosa riusciamo a fare. Allora, prima cosa, noi vogliamo restituire alla Guyana francese quanti più territori è possibile. Vedete? Ci siamo. Vogliono tutti. Bene. Vediamo se possiamo dare qualcosina anche alla Borgogna, quindi ce la teniamo cara. Gli diamo Verne, assolutamente sì, dai, anche se poi questo ci porterà ad avere a lungo termine magari. Vabbè, no, non gli diamo niente. Possiamo far rilasciare qualcuno? Potremmo far rilasciare Bourbonnais, dov'è? Qui. Ah, il nostro ponticello con la Borgogna. Non lo so, sinceramente non lo so. Vorrei dare pure qualcosa a Borgogna, però è l'unica opzione questa, Auvergne. Non mi piace perché poi si creerebbe un ponte con noi. Vabbè, quindi in questo momento loro hanno delle alleanze, ma non ce ne può fregare di meno. Gli togliamo tutti i soldi. E vediamo un po', giusto per fargli perdere prestigio. Alleanza non ne hanno più. Hanno solo alleanza con la Scozia, quindi vabbè, gliela facciamo perdere tanto per il prestigio. Insomma, questa guerra, come vedete, è andata benissimo. Abbiamo ripreso tutti i territori della Guyana, il che vorrà dire che appena avremo i punti la possiamo integrare e tutto diventerà nostro. Vediamo un po'. Vediamo come ha visto questo la Borgogna. Magari si è arrabbiato un po' che non gli abbiamo dato. Vedete, non gli abbiamo dato coro che sono loro meno 86, però nonostante ciò siamo ancora più 161, ancora in relazioni amichevoli. Non ce ne frega niente, Borgogna. Tanto a te di solito ti muore il re, però mi sa che forse non può succedere più, perché fino a 1500 anche questo, non lo so. Vabbè, ripaghiamo i nostri debiti. E potremmo di nuovo innalzare il base tax, ma non mi pare il caso. Magari è il caso di abbassare un po' la maintenance delle nostre armate e andiamo avanti. Potremmo anche buttare fuori uno di questi. E questa è. Quindi mandiamo magari un diplomatico qui e andiamo a rimettere sotto le nostre relazioni con la Borgogna. Quindi questo adesso, il nostro prossimo obiettivo al momento è integrare la Guyana, costa 630 punti diplomatici, un botto. Il nostro focus è ancora lì. Quindi mi sa che sì, è l'ultima cosa che dovremmo fare, quella tra un po' di tempo, insomma. Il problema è che perdiamo proprio punti diplomatici perché abbiamo questa situazione. 1, 2, 3, 4, 5 relazioni. Riusciremo prima o poi a uscirne fuori. Potremmo migliorare questa, no, force limit, che ci darebbe pure un casus belli contro tutti i pagani. Ok, abbiamo portato al massimo le relazioni con loro. A questo punto ci conviene anche migliorare le relazioni con l'Austria. Vediamo un po' come va questa guerra. Stanno perdendo. Vabbè, penso che adesso, siccome è finita la distrazione,
possono provare a vincerla, però hanno gli uomini isolati qui e hanno perso anche il ponte con la Borgogna. Io non ci ho fatto caso, altrimenti vediamo di far qualcosa. Vabbè, insomma, Borgogna mi servi, ma fino a 99 non è che sto qui a farti diventare forte a spese mie. Quindi il nostro obiettivo adesso è cercare di arrivare a livello 10 amministrativo prima possibile, quelle. Però di non rimanere indietro a livello militare. La prossima idea probabilmente sarà un'idea militare, nonostante tutto. Comunque, questa la Francia è stata una brutta mazzata ed è ancora in guerra con l'Inghilterra, che potrebbe fargli qualche altro danno. Stanno vincendo però, non si sa come facciano. Probabilmente proprio perché il War Goal, che è una punitive war. Quindi è ancora una guerra di coalizione. Quindi l'Inghilterra ha dichiarato guerra separata? Non lo so come sia successo, questa mi sfugge veramente. Ah, siamo ancora in coalizione contro di loro. Mi sa che possiamo tranquillamente adesso uscire dalla coalizione contro la Francia. Non ha più senso. Eccola qua. Questo evento non l'avevamo avuto molto spesso. Vuoi perdere uno di stabilità? Uno di stabilità? Uno di stabilità? Vabbè. Perdiamo uno di stabilità. Mi piace. E andiamo avanti. Potremmo anche convertire la nostra ultima provincia? Ah sì, facciamolo. E magari spostiamo i nostri uomini a Granada e vediamo se abbiamo tra le missioni l'unità religiosa. Sì, ce l'abbiamo, la prendiamo tanto. Portogallo contro il Marocco, la Tunisia. Le navi stanno ferme. In modo errato. Ok, accetto. Ok, vabbè, diverti di Portogallo. Noi, come al solito, faremo la nostra tattica del diverti di Portogallo. Anche se non vedo come tu possa fare, sinceramente. Perderà anche Ceuta. Vabbè. Vabbè. Vediamo un po'. Quindi è andata molto bene, si è girata per bene. Nel frattempo abbiamo creato il nostro regno qui. Che abbiamo cominciato a colonizzare questa, sarà stato un pop-up probabilmente. Quindi una la stiamo colonizzando, ma non attivamente, un'altra la potremmo mettere a colonizzare. Magari di nuovo spezziamo i nostri uomini. Sì, essendo territorio interno non possiamo colonizzarla noi direttamente, quindi la starà colonizzando a seguito di qualche evento casuale. Siamo scesi a livello 1 di stabilità. In questo momento potremmo integrare la Guyana. Ok, che gli vogliamo dare a questi signori? Il prossimo repubblicano. Allora, come stanno messi loro? 647, gli mandiamo un diplomatico a questo punto, quindi magari recuperano un po' a livello diplomatico. Vedete, l'Inghilterra si sta divertendo, magari gli farà rilasciare la Bretagna, insomma, la Francia sarà bella che schiacciata. Quindi forse poi gli si può provare a fare un'altra guerra dopo aver integrato la Guyana. Quindi a questo punto i punti io me li tengo, integro la Guyana, che costa un botto, purtroppo. Quindi hanno fatto pace qui i Borboni. Scusate, la Borgogna. Hanno vinto o hanno perso? Non lo so. Magari forse hanno perso, perché sono isolati questi eserciti. Non ti preoccupare, ci rifaremo. Portogallo, molto intelligentemente fai guerra al Marocco, ma non hai modo di portare i tuoi uomini dall'altra parte, sembra. Bravi, veramente intelligentissimi. Come vorresti vincerla questa? Così, tanto per capirci. Rischiamo solo che vengano a darci qualche problema a noi. Vabbè, mi sa che è arrivata ora di dare una mano ai nostri cari cugini sprovveduti. Anche se abbiamo. Il manpower si è ripreso. A livello militare stiamo messi maluccio, 8 e 2. E che facciamo? Creiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4. E quanti più cannoni possiamo? Fino a 10. 2.
3, 4, 5, 6, 6, va bene. Dobbiamo alzare il nostro maintenance, purtroppo. Dobbiamo vedere se esce un... qualcuno che ci aiuti ad abbassare la... anche la stabilità a questo punto, magari risparmiamo pure soldi. Missionari non ce ne servono più perché qui in qualche modo stiamo comunque procedendo alla velocità di uno al mese. Ci vorrà molto più tempo perché... ok, prendiamo qualche punto. Possiamo salire di livello amministrativo? Certo, lo facciamo di corsa perché il nostro obiettivo quasi primario è questo. Vediamo che possiamo fare. Ah, più uno. Abbasserà le tasse, diminuirà la stabilità, il costo della stabilità. Al momento non lo faccio, va bene così. Quindi questo velocizzerà finalmente le conversioni. La nostra missione era proprio la Religious Unity, quindi finire questa conversione maledetta. Adesso siamo a più 2, più 2.1, benissimo. Il che la farà finire in 3 anni ancora, nonostante. Ok, abbiamo creato il nostro esercito. Lo mandiamo qui. Gli stiamo dando mantenimento. Loro come stanno messo? Livello 6. Noi siamo livello 8. Abbiamo anche dei cannoni. Le nostre navi stanno lì. Li portiamo qua. Ok, 700 più veloce, quindi andremo più velocemente qui e anche dall'altra parte. Qui 45, qui 45, benissimo. Ce la potremmo fare. Abbiamo di nuovo problemi di tipo economico, meno 0,52, non è tantissimo il danno stavolta. Magari potremmo costruire un po' di LC per rimetterle a proteggere. Facciamolo, queste due. Che almeno fin quando Aragona blocca i signori qui siamo tranquilli. Ok, ok, ok. Vediamo se abbiamo un leader a disposizione, il nostro re. Portiamoli sulla capitale marocchina, Marrakesh. È morto il nostro grandioso re, ne abbiamo uno un'altra volta che fa veramente schifo. Abbiamo un re, insomma, non a livello di questo che avevamo ora, ma insomma, guardabile. Morto il nostro re, ho fatto la cazzata di metterlo, ho detto, c'è il rischio che muoia, ed è morto, perché no? Ora come facciamo a prendere un cavolo di leader un'altra volta? Facciamo così. No, aspettate, qui ce lo possiamo mettere un leader, erede e re. Il re, ok, 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 li portiamo tutti qui. Fatto una fesseria a perdere questo re, ci ha azzerato la stabilità. Marocco, vai pure a casa, dove scappano? Non so. Eccoli qua. I nostri amici marocchini stanno riandando sul loro war goal. Ovviamente. Noi gli stiamo assediando. Allora. Ah, più 2 di siege. Qui chi c'è? Vediamo un po'. Il nostro esercito. Togliamo tutta la fanteria fino a lasciarne 2. Togliamo i cavalli, lasciamo solo i cannoni. Se qui ci sono dei cannoni, mandiamo il nostro leader con tutti i cannoni lì per velocizzare. Benissimo, vediamo un po'. Questo dovrebbe velocizzare un po' la pratica. Vedete, 84%. È caduto il nostro Marrakesh. Vediamo un po', assediamo altro. È così che si fa.
dare problemi a una nazione. Quando avete cannoni, ne avete tanti, questo migliorerà. Borgogna, un'altra guerra, ok. Ed è finita la guerra con il Marocco. Loro stanno avendo le riforme. E come è finita questa guerra con il Marocco? E si sono presi Casablanca. Va bene, mi fa piacere. Buon per voi, siamo tutti contenti. Noi riportiamo i nostri uomini a casa. Ed ecco lì che sono usciti fuori. Questi maledetti sono niti. No, l'hanno fermati. Buono, 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 buono. Ok, questi. Potrei fare una cosa lì e riportare tutti a casa via. Facendo il giro per l'Europa. Ok. Ok. Ah, questi non possono. Ok. Li andiamo a prendere. Ah no, posso, scusate. Questi possono. Noi li riportiamo a casa anche loro. Magari te ne vai da qui, Provence. La finiamo di farmi perdere uomini e soldi. Che dici? No? Ti piace? Vuoi perdere uomini lì? E vabbè, assedimi. Ah, è Napoli, non Provence. Perché doveva essere Provence? Non lo so. È finito il nostro matrimonio, perché no? Vediamo come siamo messi le relazioni. Ancora 5 su 4. Borgogna ancora ci ama. Probabilmente ci richiederà di sposarci. Non abbiamo rischio di ribellione grosso. A Granata più 6-4. Ma tanto ci sono 26 bei soldatoni. Finita questa guerra, ah, non me ne sono nemmeno accorto qui. Ok, prendiamo l'ultima idea. Vedete, a 999 è il limite massimo. In questo momento abbiamo finito la nostra idea. Ok, Religious Unity arrivata. Finita questa guerra, metteremo a integrare la Guyana. Chi è diventato protestante? Navarra. Ok, cominceremo a avere i nostri primi problemi di protestantesimo. Questo ci alza il rischio di ribellione in quella provincia non di poco. Quindi andiamo a dargli una mano a non succede niente. Non voglio diventare protestante. Nemmeno voglio spendere 40 punti militari, quindi va bene così. Possiamo salire di livello militare, lo facciamo. Questo ci farà cambiare le nostre tipi di truppe. Men at Arms, sostituiti da condotta infantry. Ok, andiamo avanti. 36 ducati, Portogallo cambia di 60, perdiamo 10 prestigio. No, va bene, perdiamo 10 prestigio, siamo bene, non è un problema. Il nostro re è... no, non perdiamo altri re, che già siamo con la stabilità sotto i tacchi. E vabbè, pazienza. Pazienza. Ho perso come uno stupido un buon re, anche se comunque era avanti negli anni. Questo lo stesso, 52, il nostro erede ne ha... quanti ne ha? Dove si vede? Che non me lo dici? Quanti anni hai? Ah, 28, scusate. Vabbè, quindi magari possiamo anche rischiare di perdere, lo so, sarà un colpo per la nostra stabilità, ma mi sembra ne può valer la pena. 0-1-2 contro 1-4-5, decisamente direi. Ok, in questo momento mi sa che ci servirà qualcuno che ci dia una mano qui, magari anche con il rischio di rivolta. E non ci serve più un diplomatico, no, ci serve... eccolo qua, quasi a comando è morto. E boh, dobbiamo per forza adesso tirar su un po' di stabilità. È finita un'altra colonia. Abbiamo dei leader? No. Che cosa possiamo colonizzare qui senza spendere punti? Ok, lo facciamo. Vedete, loro hanno già 16 soldati, sono molto forti. Finita questa pace, finita questa guerra con... insomma, che vadano in pace. Vediamo a livello militare, forse stiamo un po'... no, 44-45, abbiamo ricreato bene le nostre armate. Forse dobbiamo cominciare a ricreare la nostra flotta commerciale, che quella c'è rimasta un attimino sguarnita. Eccoli qua.
Eccoli qua. Possiamo ancora salire di livello diplomatico. Lo farei assolutamente. Un'altra volta. No, 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 abbiamo detto no. Scusate, mi sono dimenticato. Vabbè, andiamo avanti. Un'altra provincia protestante. Che miseria. Mi sa che ci dobbiamo prendere le re di tipo religioso se non vogliamo diventare protestanti. Ne abbiamo già due. Eccole qua, una e due. Tariffe. Meno 10. Inflazione più 2. Poi l'inflazione non guasta mai. In realtà dovremmo vedere se abbiamo un aiutante che ci aiuti per la inflazione. No. Per quel cardinale che non abbiamo nemmeno preso, è morto. Puntiamo anche su quest'altro signore che è giovane. Siamo di nuovo però controllore papale, che non è una bruttissima notizia. Questi non saranno convertibili per un bel po', adesso hanno questo fervore che va giù col tempo, che parte da più 8. Dove sta? No, magari sta solo qui il modificatore. Eccolo. Vedete? Zelo religioso, hanno un più 8, questo pian piano andrà giù. Più 8 veramente, praticamente significa non lo puoi convertire, quindi dovremo solo che aspettare e sperare di non trovarci in grosse difficoltà. Perdere 100 punti morale, cioè perdere stabilità. Mi sa che stabilità in questo caso. E la riportiamo su. Punti diplomatici siamo indietro, ci servono, abbiamo ancora il National Focus sui punti diplomatici, qui ci serve assolutamente un consigliere di tipo diplomatico. Eccolo qua, prenderemo questo signore qui appena ce lo possiamo permettere, magari abbassiamo la maintenance un po' per un bel po' di tempo, così faremo subito i soldi per comprarcelo. La risorsa è fortunatamente ferma nonostante la guerra. Eccolo qua, andremo, non abbiamo altro che può essere più utile al momento, quindi questo fa il gioco nostro. Quindi l'abbiamo preso, rialziamo le truppe, così. Abbiamo ricreato un po' di navi. Queste leviamole di mezzo perché altrimenti ci danno solo che fastidio. Rimettiamo altre navi qui a proteggere. Sto aspettando maledettamente questa pace, Borgogna, datti una mossa. Faccio una pace bianca? Ma si arrabbierebbero ancora di più. Gli diamo di nuovo un diplomatico perché stavano messi indietro e andiamo avanti. Appena fanno pace, metterò ad integrare la Guyana e finirò l'episodio. 25 ducati. Questa veramente sarà un macello. Sono diventati protestanti anche questa nuova colonia che ancora non è formata. Vabbè. Allora, è formata, formata, è formata. Scusa, ho detto una fesseria. Dai, Borgogna, dai, fai pace. Come siamo messi? 116. Possiamo migliorare con te? Sì. E magari metto a migliorare. E ti offro il passaggio. Sì, lo vuoi. E dopodiché faccio pace bianca perché mi sono veramente scocciato. Prendo due di quei sostri, perché no? Faccio una pace bianca. Lo so, Borgogna mi odierà un po'. Metteremo finalmente a integrare questa. Costerà 630 punti. Ne abbiamo 725 abbondantemente sopra. Ci vorrà un po' di tempo però. Un'altra provincia protestante è uscita fuori. Nuove tasse, sì. Abbiamo dei bei amici qui. Chi vuole un matrimonio? La Guyana no, non ci serve. Sei già sotto di noi abbondantemente. Prendiamo un attimo questo leader. Si sono nazionalisti di Navarra. Ok, ritogliamo il nostro re, basta perdere re. Quindi abbiamo messo a integrare la Guyana francese e direi che anche per questo episodio è tutto. Al prossimo episodio.